io ero convinto che fosse un comico, cioè vedendola giocare ho pensato a quello dei fichi, non ricordo più come si chiami, se Bruno o l'altro, come si chiama? Io sono Fio Zanotti, Sandra. Fio Zanotti. Ma l'anagrafe? Fiorenzo Zanotti. Ah, ecco, una cava. Mi hanno detto che è un grande autore. Però per chi non la conosce come me, bolognese? Anni? Non lo dico. Non si dico. Invece Fio, la traiettoria... Fio è un diminutivo di Fiorenzo perché certo. Giocavo a calcio. Dove è arrivato Fino? A no, giocare? Ho giocato in promozione, poi ho cominciato a fare... Il parolier? No, parolier, io sono musicista. Ah, pardon, mi scusi. Informazione a metà. Io in mente Peppe Vessicchio da Sanremo. Ok. E Fio mi racconta la traiettoria professionale proprio, dove si è diplomato, i suoi strumenti di riferimento, no, per la parte mondiale che non la conosce. I diplomi sono il meno, la cosa importante è che Fio Zanotti comincia a suonare a 4 anni, l'armonica a bocca, 5 la fisarmonica e comincia la sua avventura. Ciao Rocca! Ci sarebbe da parlare mezz'ora che stasera sono un po' stanco, non è che ne abbia poi tanta voglia, però... Diciamo che poi entra in un gruppo rock di nome Judas, poi arriva Stessi Militare, poi arrivano i primi dischi di grande successo, poi arrivano i dischi importanti con gli artisti importanti. Un nome me lo dice, di grande disco e di grande autore. Mariano Celentano. Fio però per il grande pubblico è popolare, sono ignorante io, il grandissimo pubblico la conosce? Sì. Vada pure avanti con la storia. Come? Vada pure avanti con la storia, poi la lascio. No, la storia è questa, lui dischi con i più grandi artisti, con i grandi artisti italiani e oggi mi diverto, gioco a calcio perché mi piace molto, e suono perché mi piace molto. Che cosa suona? Diversi strumenti tra i quali pianoforte, organo, eccetera. Quindi lei compone la musica ma la esegue anche? Sì, la esegue. Oh, il mio informatore mi diceva di molte presenze a Sanremo. Ascolti, non mi piace questa intervista, spenga tutto.